sai, ho bisogno di un passaggio? Sì. E sali allora, che ci fai a lui? Comunque qua mi sa che non c'è nessuno. È tutto buio e poi le finestre sono chiuse. Ma lei ha le chiavi? Oh! Neanche un grazie. Marco, Marco. Marco, 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 Marco. Marco, mamma, ma ancora stai dormendo? Oh, alzati che devi andare al lavoro, forza, alzati! Ma si può sapere che hai fatto ieri sera? C'è una faccia sconvolta proprio, eh? Vabbè, dai, forza, è pronto il caffè, alzati che devi andare a lavorare. Sto scendendo, ma sto scendendo. Sì. Elena, Marco! Sono andata a svegliarlo, stavo ancora dormendo, mi pare che stanotte è fatto tardi. Buongiorno. Buongiorno. Pensavo non volessi svegliarti questa mattina. No, ma non ti preoccupare, ho fatto solo un brutto sogno. Ah, Marco! Ricorda a Claudia che domani sera siete a cena qui da noi, eh? Sì. Non vorrei portare, eh? Io invece ho voglia di te, adesso. Guarda le foto e poi ne parliamo. Sono bellissime. Continua. Quella lì. Chi è? Di questo ho sognato stanotte. Questa foto l'abbiamo fatta io e te al mare. Io questa non l'ho vista. Chi è? Io ho paura, Marco. Mi fate vedere queste fotografie, per favore? Marco, tieni. Che succede? Io questa ragazza... Quale ragazza? Io la conosco. Questa è Rosella. Rosella? Sì. Ma stai calmo, che... Scusate, io devo andare. Ma dove vai? Devo fare una cosa. Ma fai preoccupare così? Iniziate a cenare senza di me. Ma come iniziate a cenare senza di me? Iniziate. Ritorno subito. Ma... Cenate. Ma che succede, Francesco? Tranquillo. Ma dove va? Ma che succede? Ma chi è questa? Ma questa è la ragazza, quella che... No, non è possibile. Ma che c'è? Ma che ci fa dietro di voi? Il nostro sarà un matrimonio meraviglioso. Io voglio la musica dell'Ave Maria in chiesa e tantissimi fiori. Ma quali fiori, Ave Maria? Dobbiamo fare economia. Ma tu ci stai ripensando? Ma dai, smettila, stavo scherzando. Meglio adesso che dopo il matrimonio. Lasciami. Dai, scherzavo! E allora? Io non capisco perché l'ho investita uccidendola. No. Io ero un alcolizzato. Quella notte ero ubriaco. Io mi sono fermato, ma non l'ho soccorsa. Sono scappato via senza capire se fosse viva. Se lei si è manifestata, vuol dire che voi dovete aiutarmi. Io ho paura. No. Ma sì, però sono con voi. Dobbiamo andare a cercarlo questa sera, proprio adesso che la sera si è incupita. Va bene, andate. Ma mi raccomando, state attenti. Non si scherza con certe cose. Noi vivremo per sempre nel luogo in cui i nostri occhi si sono chiusi. I nostri cuori si sono fermati. Lì è rimasto il nostro ultimo respiro. Noi siamo ragazzi fuori. Saremo per sempre ragazzi fuori. Rosanetta, Amonin, Casafice Staito. Andiamo. Oh, capisci, eh? Prima io devo liberare la mia anima. avrei solo voluto che tu quella volta avessi chiesto anche a me come stavo, come hai fatto adesso con Claudia. Ma te ne sei andato via. Io ti perdono. Voglio la verità, ecco cosa voglio. Devi confessare. Sono anni che parlano di me. Ma prima tu devi liberare te stesso. Va, così liberi il mio spirito. Liberi lo spettro che è dentro di te. Rispetta la tua coscienza. Va, da chi ti può confessare. Prima devi liberare la mia anima. Molti anni fa ho investito Rosella, uccidendola. Sono scappato via senza soccorrerla. Ero ubriaco. Non ce la faccio più a vivere così. Vorrei annientarmi. Padre, aiutatemi a morire! Ma cosa dici? È gravissimo quello che stai dicendo. È un peccato grave che dovevi dire subito. Vi prego, liberate la sua anima. Io posso solo indicarti la via del perdono, che solo lui, che vede nel cuore delle persone, può dare. Dio! Oh. Quanto t'ho amato. Mai potrò dimenticare il nostro amore, mai. Con una piuma persa in volo, sotto il freddo della neve, un respiro già rapito, senza voglia, senza invito, una